Fantastico BMW serie 4, motore N47, biturbo. Questo in particolare ce l'ha portato con un forte rumore metallico. Andiamo a fare le nostre diagnosi, andiamo a controllare. Smontiamo un po' di roba, andiamo a smontare sotto nell'albero motore. Guardate un po' cosa è successo. Queste sono, è l'albero motore con le bielle, le bronzine. Guardate un po', un cilindro, un pistone, niente. Sentite questo. Cioè ragazzi, si è sbronzinato. Cosa vuol dire? Che si è mangiato totalmente la biella sull'albero motore. Adesso vi faccio anche vedere, Filippo, smontiamo un attimino questo qua, vi faccio vedere dentro cosa è successo. Quando sbronzina, questo sbronzinato c'è anche girato su, eh. Vi dico che la macchina partiva e andava benissimo, compressioni ne aveva, quindi parliamo di, aveva una compressione un pelo più bassa su questo cilindro in particolare, però niente di così scioccante, ma aveva appunto questo forte rumore metallico. Andiamo a smontare in coppa appunto per cercare le problematiche. Adesso vi faccio vedere cosa è successo sull'albero. Tiriamo giù, intanto guardiamo l'albero. Bello, bello segnato, questo albero qua è da ratificare. Ma oltretutto, se andiamo a vedere, non c'è più la bronzina. Cioè se l'è mangiata totalmente. Non riusciva, appunto, il gioco che voi sentivate, perché la bronzina non c'è, quindi non fa spessore. Ragazzi, nell'N47 abbiamo varie problematiche, specialmente diciamo su catene, su bronzine, ne abbiamo parecchie di problematiche sul BMW N47. Ragazzi, comunque questo qua adesso lo tiriamo giù e lo rettifichiamo interamente. Ciao ragazzi, alla prossima!